Salve a tutti, in questo video vorrei, cioè sto partendo già con una pre, come si dice, cioè già ho un'idea che in questo mondo diciamo il rettile governa tutti, no? No, perché sto cercando di, dovrei in questo video, anche se non so dove mi porterà questo video, smascherare, tra virgolette così, un certo Mattei. Siccome nei miei video di solito smaschero tutti quelli che potrebbero sembrare dalla nostra parte, no? Che comunque erano personaggi positivi, secondo l'immagine di molta gente, e vorrei smascherare anche Mattei, ma ovviamente per il momento non so niente di lui, tranne le cose che sanno tutti più o meno, no? Quindi andiamo e vediamo dove ci porterà questo viaggio. Questa è mattina adesso. E io mi voglio vedere quanto ci metto e quanto materiale riesco, però consideriamo che io sto partendo già con un preconcetto che secondo me tutto in questo mondo, cioè tu non arrivi da nessuna parte se non sei comunque un rettile, diciamo, cioè devi comunque far parte di questo meccanismo, di questa macchina che ha una sua direzione e in più la macchina non fa errore, cioè non è che ti manda in alto e tu non puoi avere nemmeno i mezzi per fare male perché la macchina è perfetta. Quindi mettiamo in pausa. Anzi, prima di mettere in pausa, già io di solito la prima cosa che faccio, vado su Wikipedia e la prima cosa che vedo, prima senza vedere i testi, cose, vedo la faccia. Questa è una faccia da rettile per me. Giacca e cravatta, no, senza dire nient'altro. Ok, sto su Wikipedia. Poi qua mi si dice che è stato un partigiano e poi figlio del brigadiere dei carabinieri, quindi già mi dice qualcosa, insomma, già dovrebbe dire qualcosa, cioè questo lavora per lo Stato, cioè in una maniera. Ok, andiamo avanti, vediamo dove ci porterà questo viaggetto nostro. Mettiamo in pausa e poi riprendiamo il video. Allora, qui ci dicono che lui invece, cioè siccome questa AGIP fu creata dal regime fascista, lui invece di seguire le istruzioni del governo riorganizzò l'azienda fondando l'ENI. Ma te pare? Viene messo là e questo fa un po' di testa sua. E poi fu parlamentare dal 48 al 53. Ma stiamo scherzando, ragazzi, un parlamentare lui. E dalla nostra parte. Ma per essere un parlamentare devi essere un super rettile. Devi essere un massone, devi essere uno di loro, non puoi. Insomma, devi essere un fratello d'Italia. Fu insignito anche di altre onorificenze come la croce di cavaliere del lavoro. Ma a un certo punto qui su Wikipedia dice che si è sposato con questa austriaca con la stella a 8 punte. Ragazzo, sto una stella 8 punte qua. L'ambiente è anche molto rettilesco, diciamo. Qui c'è un bel sole qua sotto. Una chiesa, insomma, immagino. Bellissima faccia. Gente onesta. Beh, sicuramente uno di noi, ragazzi. Uno di noi. Poi un appunto così veloce al logo dell'AGIP, questo drago, quindi il drago simbolico per la bestia, diciamo. 6 piedi, anche questo numero molto importante. Tornando alla moglie, dopo che lui è morto, lei si risposa con un certo Giuseppe che era un membro della loggia P2. E questa è la sua croce, la sua tomba, una croce così templare. Vediamo questo breve video, vediamo come la TV spinge lui come un grande eroe, quindi vediamo. E io gli dissi, ma in Italia che cosa? Io credo che avete finito di fare la politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle 7 sorelle. E io gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farlo in due, se si facesse in tre? Dice, no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai.
E gli disse: io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Il modesto e pacato Mattei degli aneddoti è dunque anche il duro e deciso Mattei che non molla, scavalca gli accordi detti e scritti, abolisce le consuetudini, in piena guerra fredda si trasforma in una vera e propria spina nel fianco delle sette sorelle. Spina nel fianco, intanto qua vediamo una bella fiammella di Luciferello. Quindi già il fatto che la TV lo spinge come un grande eroe deve far capire perché, no? No, volevo dire, deve farci domandare perché. Ma a quanto pare quella fiammella è perché questi cazzoni qua di questo gruppo qua, Azione Prometeo, Prometeo è molto, insomma, sospetto come nome, che quello che porta la luce, eccetera, eccetera. Quindi andiamo avanti. Oh, vediamo pure l'essere viscido più brutto, schifoso del mondo ha parlato di Mattei. Dovrebbe far pensare, insomma. Vediamo di chi si tratta, secondo voi chi si tratta? Enrico Mattei, per certo che è lui. Con le sette sorelle. Cos'hanno le sette sorelle? Non è sette lui, sì, che è lui, che è il mostro. Allora, sentiamo un classico che dicono sempre di ogni rettile, che è partito dal basso. Come dovete tenere presente due esperienze che hanno forgiato, diciamo, la fisionomia e la personalità di Mattei. Primo, il fatto che lui si era guadagnato il pane da giovane come garzone prima in una conceria e poi da semplice operaio. Era un semplice operaio, credici, pecora! Era un garzone! Ora, una possibile via d'uscita da questa cosa ce lo dà Repubblica. Che rettile ti dà la via da seguire? Ma perché sta spingendo certe cose? Quindi qua dice Gladio, Massoni, Cosche nel giallo De Mauro. Buschetta ha svelato il movente che porta all'uccisione del presidente dell'ENI Mattei. Quindi perché il sistema usa i mafiosi, che sono una loro invenzione, un po' come... Bin Laden è stato l'invenzione del terrorismo, cioè un qualcosa che poi lo Stato deve combattere, no? Perché quindi lo Stato ci dice che c'entra qualcosa Gladio, quindi cerchiamo di concentrarci un po' su questo adesso, perché spingono questa minchiata, insomma, che l'America cattiva con la CIA, la mafia eccetera hanno ucciso, cioè, perché vogliono darci questa immagine a noi? È lì, cioè, è tutta la cosa. Ricordiamoci che a quei tempi c'era la guerra fredda e quindi c'era questa contrapposizione tra America e l'altra parte del mondo, diciamo, che era ovviamente funzionale al sistema. Vediamo però di entrare in dettaglio. Quindi, diciamo, far concentrare le pecore su queste due opposizioni, no? Che in realtà controlla una testa sola, sono invenzione loro comunque. Così, depistare un po' le pecore, no? Poi le sette sorelle, sette è la settima lettera, la G, non so, mi viene questo in mente, SS, sette sorelle. Ma poi generalmente parlando, no? Cioè, come si fa, cioè, è come se, tipo, che ne so, cioè, muore un qualcuno e tutti gli altri... Ah, è morto lui, quindi non possiamo fare niente. Ma scusami, che non abbiamo un cervello noi per comunque andare nella direzione che vorremmo. Quindi questo ti fa anche capire che noi, cioè, non contiamo un cazzo. Cioè, vediamo questo film che va avanti così nelle nostre vite e siamo spettatori, basta. Insomma. Poi c'è anche da dire anche che come con l'uccisione di questi grandi nomi, no? Grandi eroi di questi schiavi che guardano questa gente famosa così. A rappresentare questo film che è la vita, diciamo, come se tifano per una squadra o per un'altra, come c'è stato per esempio come si chiama JFK, un altro eroe delle pecore, oppure Borsellino, Falcone Borsellino. È come se la pecora vede questo film che si svolge nella sua vita e l'immagine anche è il colpo psicologico che riceve quando uno di questi eroi viene battuto da questa grande macchina che è il sistema, diciamo, è anche un colpo così psicologico che riceve lo schiavo, che a quel punto dice: minchia, se questi hanno il potere di far sparire gente così in alto, per dire, pensa cosa potrebbero fare a me. E quindi psicologicamente lo schiavo è ancora più sottomesso e senza speranza, insomma. Poi ricordiamo sempre che il petrolio è un combustibile che è un po' difficile da tirare fuori, quindi serve uno Stato
Quindi non so se si capisce questa cosa, cioè perché dobbiamo per forza essere dipendenti da questo cazzo di fonte energetica, no? Questo combustibile, no? Quanto potremmo benissimo e in modo indipendente alza il culo, andare nel boschetto qua, prende un po' di legna, c'è energia, punto, semplice. Ma purtroppo invece col petrolio c'è bisogno di tirarlo giù, tirarlo su da sottoterra, di raffinarlo e di trasportarlo, eccetera, eccetera. A quel punto sei dipendente dal retino. Ma allora come andrebbero le macchine? Ma che cazzo, non servono le macchine. La macchina è un'invenzione da rettile, per farti andare più veloce, per farti correre di più. Sei uno schiavo, insomma. Oh, ci aggiungo anche questo nel mix, insomma. Che cazzo ci facciamo noi col petrolio? Ecco, qui dicono, nel 49 fu trovato il petrolio, tuttavia non si trattò di un grande giacimento, anzi era una piccola riserva poco significativa rispetto al fabbisogno energetico nazionale. Ma che fabbisogno di che cosa? Hai bisogno di un po' di legna e basta. Ogni giorno vai nel bosco, prendi la legna, ce l'hai per tutto il giorno, stai a posto, poi cucinata, poi scaldata, hai mosso anche il culo invece di girare in macchina. Ma di che stai parlando? E poi se vai a vedere tutti questi coglioni che magari per molti anche così di questi qua di controinformazione, Mattei è visto come un eroe, eh? Ma non vanno proprio alla base, come so fare solo io, ovviamente. Beh, il cane a sei zampe, come lo chiamo questi, se vediamo il cane con tre zampe, quindi da un lato e tre dall'altro, 3 3 33, raggiungiamo anche un po' di minchiate, dai. E io che sempre a pensare male, in realtà l'interpretazione ufficiale è: le sei zampe del cane simboleggiano le quattro ruote dell'automobile e le due gambe della pecora che guida. Che cazzo, ti devo dire tutto? È così semplice da capire, no? Questo è il significato esoterico che danno le pecore. Beh, inutile dire, insomma, che ci sono centinaia di libri scritti su Enrico Mattei che si possono comodamente trovare nelle librerie del sistema. Quindi dovrebbe far riflettere. Vediamo un Masonic handshake. Ma che cazzo ne sappiamo, poveracci. Beh, le sette sorelle sono anche divinità. Allora, i loro nomi erano Ancione, Maia, Elettra, Merope, Celeno, Taigete e Sterope. La più bella delle sette sorelle era Maia. Dalla sua unione con il dio Zeus nacque Hermes. Se non sbaglio è emafrocita. Il dio Mercurio. Beh, piccola correzione. L'ermafrodito era figlio di Hermes, non Hermes. Poi c'è anche la costellazione delle Pleiadi, le sette ninfe. Sicuramente, insomma. La scelta del nome ovviamente ha significati un po' più esoterici. Ecco, le sette sorelle, la borsa d'avora. Apertura del rettile Mattei al nucleare, ovviamente un'altra energia, quindi si interessò anche del nucleare, ovviamente, perché un altro tipo di energia che la pecora comune non può, dipende dallo Stato che lo prenda per lui. Lui slash lei, attenzione, non offendiamo le donne, e anzi bisogna dire lei slash lui, come dicono certi, carissime e carissimi, car.